Il mare che circonda il nostro mondo cela molti segreti nelle sue profondità. Indipendentemente dal luogo dove ci troviamo, il mare esercita una grande influenza su ognuno di noi abitanti della Terra. Controlla il nostro clima e contribuisce a formare l'atmosfera che tutti noi respiriamo. Proteggere il mare e la vita che vi abita è essenziale per le generazioni presenti e per quelle future. Il mare è per l'uomo una ricca fonte di risorse alimentari e minerali e da millenni garantisce la vita sulla Terra. Ma il mare conserva anche qualcos'altro. Esso può svelare il segreto di una ritrovata salute e longevità a coloro che vivono sulla terraferma. Durante le migliaia di anni di esistenza della Terra, il mare ha generato strati su strati di polvere di corallo ricchissima di minerali. Quando il corallo compie il suo naturale ciclo di vita, esso viene spazzato via dal mare e si deposita sui fondali. È là che si accumula per secoli, disgregato e arricchito dal tempo, per diventare polvere di corallo fossile. È proprio da qui che inizia la storia della società Marine Coral, dagli antichi fondali marini fino al vostro bicchier d'acqua e al vostro organismo. Nelle acque cristalline che bagnano le isole Nansei c'è un'antica serie di isole oggi conosciuta come Arcipelago di Okinawa. Queste isole sono la dimora di alcune delle più grandi e prolifiche barriere coralline del mondo. Ricchissime di incantevoli colori e di infinite specie marine, le isole di Okinawa sono residui di antiche barriere coralline accumulatesi nel tempo fino a formare un'estesa porzione di terra emersa. Moltissime delle persone che vivono qui godono di un'eccellente salute, persone che vivono, si divertono e lavorano a contatto con il mare, godendo dei suoi numerosi doni e coltivando direttamente ciò che mangiano. Studi svolti su queste genti hanno portato alla luce non solo che esse vivono più a lungo di qualsiasi altra popolazione sulla Terra, ma anche che presso di loro cancro, malattie cardiovascolari, diabete, artrite ed altre malattie degenerative hanno un tasso di diffusione molto basso. La qualità di vita di cui queste persone godono nella terza età risulta la migliore che in qualsiasi altro luogo del mondo. I villaggi di Okinawa sono popolati da moltissimi anziani, molti dei quali hanno fra gli 80 e i 115 anni. Molti di loro conducono una vita attiva e trascorrono le proprie giornate senza il peso delle malattie debilitanti che si riscontrano invece nella maggior parte delle società del mondo. Qui i residenti hanno il più basso tasso di mortalità per cancro e malattie cardiovascolari. Sono molto attiva e mi sento in ottima forma. Molti scienziati e medici si sono recati sull'isola per studiare il mistero della longevità di queste persone. Le ricerche svolte hanno appurato che all'origine della buona salute di queste persone non c'è solo un duro esercizio fisico e una sana dieta. Il fattore preponderante ha a che fare con l'acqua che bevono. L'acqua bevuta dagli isolani è diversa dall'acqua di qualsiasi altra parte del mondo. Quando scende la pioggia, l'acqua piovana si infiltra attraverso antichi depositi di corallo e ne assorbe minerali ed altri microelementi, arricchendosi di calcio e magnesio. Ancora oggi, gli abitanti di Okinawa possono raccogliere la loro acqua da bere dalle sorgenti disseminate sull'isola. Quest'acqua non è trattata, ma è considerata potabile per chiunque voglia berla. Questa fa parte della montagna, la barriera corallina. E l'acqua ci passa attraverso. Oggi molte case in Okinawa hanno il proprio sistema di raccolta dell'acqua collocato sul tetto e utilizzano filtri al corallo. Quasi tutti su Okinawa bevono acqua filtrata con corallo, a prescindere da dove vivono. Poiché il valore dell'acqua di corallo era stato attestato dagli studiosi, Susumu Uehara voleva trovare un modo per rendere quest'acqua accessibile a tutti e in qualsiasi parte del mondo. Questa sua visione, dettata da quell'idea, si sarebbe evoluta nel 1983. Una semplice bustina per contenere il corallo. Grazie ai suoi pionieristici tentativi, oggi milioni di persone in tutto il mondo possono trarre beneficio da questa meravigliosa acqua e grazie a lui è sorta la società Marine Coral. È stato lui ad inventare questa meravigliosa bustina che usiamo già da tanti anni e di cui siamo così entusiasti. È straordinario. È un'invenzione straordinaria. Per la prima volta nella storia ho messo in piedi una produzione a base di corallo per portare i benefici a tutto il resto del pianeta, facendo il miglior uso possibile delle più recenti tecnologie e tecniche industriali. E credo di poter affermare che in questo campo sono un pioniere.
Sin dalle prime fasi, il governo giapponese ha gestito con esclusiva tutte le attività estrattive del corallo depositato in Okinawa. L'estrazione è svolta in attenta considerazione dell'ambiente senza danneggiare minimamente la crescita del nuovo corallo, assicurando alla società Marine Coral e ad altre ditte che si occupano di corallo le basi per creare un prodotto da distribuire a tutti gli abitanti del pianeta. Una volta che le materie prime sono state accuratamente selezionate, la Marine Coral le trasferisce presso i propri stabilimenti nella città giapponese di Takasaki. Qui vengono lavate ed essiccate attraverso uno speciale processo, di cui la società detiene il brevetto e che la distingue da tutte le aziende del settore, rendendo il corallo assolutamente puro. Il corallo deve essere ripulito molto, molto accuratamente, in modo tale che le sue porosità possano assorbire le impurità dell'acqua da bere. Dopo circa 20 anni di ricerche, gli studiosi hanno scoperto che piccole quantità di corallo di Okinawa, aggiunte a pressoché qualsiasi liquido, possono avere considerevoli effetti sull'organismo umano. Coral Mine è confezionato in una pratica bustina da 1 grammo, da aggiungere ad 1,5 litri di acqua. L'acqua è in assoluto l'elemento più importante per il sostentamento della vita umana. Il corpo umano è composto per un 70% di acqua e il sangue lo è per un 90%. Il sangue deve trasportare il nutrimento ad ogni cellula vivente. In normali condizioni, ad una persona occorrono in media da 1,5 litri a 3 litri d'acqua al giorno. Purtroppo le scorte d'acqua del pianeta si stanno rapidamente deteriorando a causa di inquinanti, pesticidi e delle piogge acide. Sostanze dannose per l'organismo come cloroformio, nitrati, cadmio e alluminio sono oggi rinvenibili in quasi tutta l'acqua. Gli inquinanti provengono da scarichi industriali, dall'agricoltura e dai sistemi fognari e riescono ad insinuarsi in maggior parte dell'acqua potabile che riceviamo in casa in ogni parte del mondo. Questa semplice prova mostra come l'acqua di corallo può contribuire a purificare la normale acqua potabile, anche se vivete in una zona dove l'acqua contiene pochissimo cloro o non ne contiene affatto. Tuttavia essa ha un pH troppo basso, cioè ha un alto livello di acidità. L'organismo ha bisogno di acqua ad elevato valore di pH per contrapporsi ai malanni e alle minacce esterne. A riprova dell'importanza di un'acqua equilibrata, si pensi che ad un livello di acidità 6.0 i granchi muoiono, i pesci muoiono ad un livello di pH 3.0 ed ogni forma di vita si estingue se il pH arriva a 2.5. Biochimici e medici fisiologi di primo piano hanno riconosciuto che un corretto valore pH e un corretto bilanciamento acido-alcalino sono la chiave per avere un organismo sano ed equilibrato. Già nel 1596 esistevano in Cina documenti che prescrivevano corallo fossilizzato come supplemento alimentare. La combinazione di elementi che compongono il corallo fossilizzato gli conferiscono uno stato alcalino che corrisponde ad un valore pH molto vicino a quello del sangue umano e dell'acqua di mare. Coral Mine aumenta il valore pH dell'acqua e la rende più alcalina. Oltre a ciò, Coral Mine neutralizza qualsiasi scoria presente nell'acqua e la arricchisce di calcio e di importanti minerali spesso persi nel corso dei trattamenti svolti negli impianti di depurazione. Anche un'acqua che contenga impurità quali cloro, batteri, alghe, metalli pesanti e fluoruro può essere trattata con Coral Mine. Dobbiamo tutelarci contro queste forme di inquinamento bevendo acqua di prima qualità ottenuta con prodotti al corallo Coral Mine. Molte persone comprendono i terribili pericoli che gravano sulla salute a causa del cloro presente in quasi tutti gli acquedotti, ma non si avvedono del pericolo ancora più serio che corrono quando l'acqua con cloro è portata ad ebollizione, come dimostrato da recenti studi. Coral Mine può essere impiegato in svariati modi. Molti trattano la loro acqua di rubinetto con Coral Mine prima di scaldarla. Frutta e verdura possono essere sciacquate con Coral Mine. L'acqua per il tè viene trattata prima della bollitura e anche i cubetti di ghiaccio possono essere fatti con acqua di Coral Mine. Oggigiorno milioni di persone in tutto il mondo usano quotidianamente questo meraviglioso prodotto. Il risultato dell'impiego di Coral Mine si riflette considerevolmente sul loro stato di salute. Persone di moltissimi paesi stanno scoprendo le proprietà benefiche di Coral Mine. Altre fonti di corallo sono state impiegate nel campo della ricostruzione ossea.
La Choral Club International è stata fondata in Canada nel 1998, a Toronto. L'autore di questa storia di successo, il signor Leonid Lapp, è un vero uomo d'affari, ma è anche una persona genuina che ama stare tra le persone. Il suo sogno è combinare queste due forze insieme per giovare a tutte le persone del mondo e in molti aspetti diversi. Il suo sogno è già realtà per milioni di persone in tutto il mondo. Negli ultimi 10 anni, migliaia di persone dai vari angoli del mondo sono entrate in Choral Club International. Al momento la società svolge la sua attività in più di 20 paesi. Ogni anno Choral Club contribuisce a migliorare la salute di un numero sempre crescente di persone, grazie ai sorprendenti benefici di Choral Mind. Il signor Lapp continua infaticabilmente la sua attività ogni giorno, perché per lui questo è molto più che un lavoro, è la sua occupazione preferita. Al lavoro è sempre in uno stato creativo della mente e ispirato da nuove idee, nuove sfide e opportunità per motivare i suoi collaboratori. Leonid ha voluto Susumu Uehara nella sua equipe per diffondere Choral Mind tra tutte le genti del mondo. Con convinzione e passione, egli continua a motivare i suoi colleghi in affari affinché crescano ogni giorno e si impegnino nel raggiungimento degli obiettivi. Leonid Lapp ha creato, con i suoi amici e collaboratori, un grande network di persone, unite per rendere questo mondo un luogo migliore. Il destino ci ha fatto incontrare. Ho visto in lui una forte convinzione e un forte impegno in quella che era per lui una missione: portare la benedizione e i benefici del corallo a tutto il resto del mondo, in ogni angolo della terra. Lui crede in me e io credo in lui. Questo rende il nostro legame molto forte. Quello che voglio è affidabilità, qualità e una buona collaborazione. E Susumu Uehara mi dà tutto questo. Grazie ai nostri sforzi congiunti, Choral Mind sta diventando un marchio dominante e la principale fonte di diffusione di corallo nutrizionale nel mondo. Il modello di distribuzione al pubblico di Choral Mind è stato ideato dallo stesso Leonid Lapp e dal Choral Club. Il delicato processo di essiccamento, riscaldamento e sterilizzazione del corallo è stato concepito da Uehara e dalla Marine Coral. Grazie al loro impegno comune, la grande qualità di Choral Mind potrà superare i confini di Okinawa e raggiungere ogni angolo del mondo. Esiste un'antica profezia giapponese che recita: dal mare di Okinawa arriverà un tesoro che sarà la benedizione per ogni uomo sulla terra. L'acqua arricchita di minerali con Choral Mind, celebrata come il latte dell'oceano, potrebbe essere proprio ciò di cui il vostro corpo ha bisogno. Quest'acqua vi aiuterà a ristabilire un pH equilibrato nel vostro organismo, sosterrà il vostro sistema immunitario e vi permetterà di svolgere una vita attiva e dinamica. Io ci credo e sono fermamente convinto che questa ricchezza appartiene a tutta l'umanità e noi vogliamo mettere questo prodotto alla portata di tutti. La nostra concezione di fondo è raggiungere ogni essere umano sul pianeta per offrirgli i benefici e la benedizione dei prodotti a base di corallo. Dagli antichi fondali marini fino al vostro bicchiere d'acqua e al vostro organismo, Choral Mind è la scelta migliore per bere acqua. Il ciclo della vita continua con Choral Mind.